Siamo a Cagliari, a Marte Live, con Nina Zedda, direttore artistico e programmatrice della compagnia teatrale L'Aquilone di Viviana, e chiediamo subito come nasce questo incontro con Marte Live, una competizione ma anche un'occasione di dare opportunità alle giovani creatività. Allora, L'Aquilone di Viviana in tutto questo tempo ha sempre lavorato attraverso un linguaggio transdisciplinare che comprendesse, a partire dal teatro, altre discipline e anche altre specifiche. Abbiamo fatto diversi progetti sociali, interculturali, dove sempre comunque il teatro sta alla base del nostro lavoro. In questo caso, avendo conosciuto Marte Live, abbiamo ritenuto importante farlo arrivare in Sardegna, proprio perché da un lato mette in contatto tanti giovani di discipline completamente differenti tra loro, e più che una competizione parlo proprio di confronto, perché nell'arco di una stessa serata i musicisti verranno contaminati dal teatro, dalla fotografia, dal circo, dalla letteratura, e contemporaneamente il musicista e il pubblico può fruire di tutto questo. E poi i giudici voteranno, e qui abbiamo un esempio di c'è una giuria popolare. Quindi anche il pubblico può votare, e poi c'è anche una giuria invece composta dai professionisti del settore che sceglieranno il migliore tra le varie discipline. I vincitori andranno a Roma alla finale nazionale. È molto importante sottolineare che abbiamo avuto una grandissima risposta da parte dei vari artisti provenienti da tutta la Sardegna, e stasera avremo gruppi che arrivano da Sassari, da Olbia, oltre che Cagliari, Medio Campidano, e questo perché i giovani sardi hanno veramente il desiderio di potersi esprimere e di poter iniziare un proprio percorso, che inizia anche attraverso una competizione come Marte Live. Parliamo invece dell'inserimento di due discipline che non sempre si trovano insieme alle altre discipline artistiche, come videoclip e grafica. Perché avete puntato a questo insieme, a questa miscela esplosiva? Perché appartengono a dei linguaggi contemporanei, e io credo che sempre più nei prossimi festival, nei festival del futuro, delle città del futuro, che saranno città creative, sempre più avremo festival transdisciplinari dove tanti linguaggi si mischieranno e daranno vita ad altri linguaggi creativi. In questo senso la grafica, la fotografia, il body painting, che sono comunque dei linguaggi artistici molto usati tra i giovani, e quindi mai come in questo momento è importante che siano all'interno di un festival così contemporaneo. Un festival che si svolge di martedì, come dice il nome, e si svolge ovviamente dal vivo nella cornice dell'Exma di Cagliari. Grazie a Nina Zedda e buon Marte Live.